Abbiamo parlato molte volte su questo canale del Game Pass, delle evoluzioni, di tante news che stanno arrivando proprio in questo periodo da parte di Microsoft, che rende questo servizio sempre più appetibile a chi vuole abbonarsi. Gli abbonati sono tanti e abbiamo parlato anche molto del cloud gaming che Microsoft sta già in realtà offrendo, che è xCloud, ovvero la possibilità di giocare in streaming ai giochi compresi nel Game Pass da parte degli abbonamenti Game Pass Ultimate e giocarli al momento soltanto su Android, almeno da quello che so, ma ovviamente erano già stati annunciati i supporti a tante altre piattaforme. E nella fattispecie, ragazzi, la news di oggi riguarda proprio questo, una cosa già annunciata in realtà ma che adesso parte ufficialmente, ovvero Xbox Game Pass Cloud Gaming su PC e iOS parte la beta ufficiale. Microsoft ha annunciato l'allargamento di Xbox Game Pass, in particolare del Cloud Gaming incluso nel servizio Ultimate, su PC e Windows 10 e dispositivi iOS, ovvero iPhone e iPad, a partire da domani con una beta invito, ovvero oggi, ragazzi, cioè il 20 aprile. Una prima mandata di utenti sarà selezionata per partecipare alla beta di Xbox Cloud Gaming su PC e con Windows 10 e su dispositivi iOS, in entrambi i casi attraverso browser, e quindi inizialmente sarà a invito, ragazzi. Purtroppo Xbox Cloud Gaming su questi dispositivi si svolge attraverso il portale xbox.com/play. Il link al momento rimanda al sito generale di Xbox Game Pass, a meno che non abbiate ricevuto l'invito, essendo ancora ad accesso limitato, e che consente a coloro che fanno parte della beta di accedere a oltre 100 giochi del catalogo Xbox Game Pass attraverso browser Edge, Chrome e Safari. Per il momento si tratta ancora di un test su una base limitata di utenti distribuiti in 22 paesi, tra i quali c'è anche l'Italia, ma si aprirà progressivamente fino a diventare una funzionalità definitiva nei prossimi mesi, entro il 2021, una volta che saranno passate positivamente tutte le prove previste. Il nostro piano è di avanzare velocemente e aprire Xbox Cloud Gaming su PC e iOS a tutti i membri di Xbox Game Pass Ultimate nei prossimi mesi, in modo da allargare la base di utenti al massimo, si legge nella comunicazione ufficiale di Microsoft. Coloro che ricevono l'invito devono solo connettere un controller compatibile Bluetooth o USB e iniziare a giocare a partire dal portale di Xbox Cloud Gaming. Dopo la prima mandata i giochi gratis per gli abbonati, restiamo in attesa di novità sugli altri titoli previsti per aprile 2021 su Xbox Game Pass. Allora, ragazzi, questa è in realtà una conferma di una cosa che era già stata annunciata, e c'erano stati anche un pochettino di problemi perché i dispositivi iOS, per esempio, Apple non consente di avere un'app dedicata per il Game Pass, purtroppo, o meglio per xCloud, è per politiche interne di store, perché sarebbe praticamente un abbonamento dentro un abbonamento. Non mi ricordo qual era il discorso, ma Apple è Apple, la sappiamo, e lo dico da utente che Apple da un decennio, anzi forse anche di più. Però su PC Microsoft, voglio dire, nella maggior parte dei casi era un po' uno scandalo che ancora non ci fosse, per quanto mi riguarda, bene, e adesso c'è. E adesso c'è, e quindi diciamo che si sta iniziando a coprire una parte molto importante di utenti, perché una volta che hai i dispositivi Android, che hai i dispositivi iOS e hai i PC, hai già una fetta che mi viene da dire maggioritaria dell'utenza che può usufruire in maniera positiva di questo servizio qua. Ovviamente non è finita qua. Nei piani, detti da Phil Spencer stesso, hanno intenzione di avere l'accesso a xCloud praticamente ovunque, compresa una app per Smart TV e compresa un aggeggio stile Chromecast da attaccare alla TV o a qualsiasi monitor o a qualsiasi altra cosa per usufruire di questo servizio praticamente dovunque volete. È questo il principio. Quindi da qui si allargherà, e a partire da, in realtà, oggi cominciano ad arrivare gli inviti. Ora, io sono iscritto, dubito che verrò scelto, purtroppo, perché sapete, le priorità vanno logicamente ad altri più conosciuti, e però, insomma, una speranza ce l'ho. In caso dovessi ricevere l'invito, sappiate che lo proverò immediatamente e vi farò sapere un po' come funziona. D'accordo? Bene, io direi che è tutto per questo video. Fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate, se la cosa vi interessa, cioè avete un dispositivo iOS o insomma un PC, quanto cambierebbe il vostro usufruire del Game Pass in streaming?
vi facilita la cosa? Non vi cambia niente? Fatemi sapere un pochettino che cosa ne pensate. Qui sotto nella sezione commenti, che è tutta vostra. D'accordo, ragazzi? Bene, è tutto per questo video, grazie mille per averlo visto, noi ci vediamo al prossimo e come sempre, gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche i link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo, ragazzi? A presto.